ognuno dei quali evidentemente fa riferimento a una delle competenze cardine di questo comitato. Il 27 novembre abbiamo parlato di media education e l'abbiamo fatto presso la sede dell'Unione Europea, abbiamo messo a confronto direttiva UE, legge nazionale, legge regionale e le prospettive. Oggi parliamo di un'altra competenza cardine, le controversie extragiudiziali, le conciliazioni. Lo facciamo come al solito con la doppia visione, capire come stanno le cose, capire quali sono le prospettive. Abbiamo poi in programma un seminario ad Amatrice in cui consegneremo il premio alle emittenti del Lazio, raccontare per ricostruire, fatto insieme al Coro Umbria, vedo il Presidente, lo saluto, saluto il Presidente del CIDIS, del Coro del Piemonte. E poi avremo un quarto evento ad aprile in cui premieremo con Anci Lazio i comuni del Lazio che meglio hanno saputo comunicare la disabilità. Quindi oggi conciliazioni, quindi oggi risoluzione extragiudiziale delle controversie, è una delle deleghe principali che l'AGCOM ci dà. Sapete che c'è una convenzione nuova che è operativa dal 2018 e lo vogliamo fare, ripeto, cercando di mettere anche a fuoco un po' quello che è il punto di equilibrio, quindi un seminario che vada oltre la situazione attuale, il punto di equilibrio fra tutela del consumatore e scelte dell'operatore e scelte dell'impresa. Io per adesso mi fermo qui, do la parola al segretario generale dell'autorità, il dottor Capecchi, che ha un impegno e deve scappare al Consiglio di Stato. Lo ringrazio per essere venuto qui e quindi ti cedo subito la parola. Grazie Michele. Beh, innanzitutto il convegno che sta all'interno di un percorso che il Comitato regionale sta mettendo a fuoco rispetto alle diverse competenze che esercita nell'ambito appunto delle deleghe che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha attribuito, rappresenta un'importante in qualche modo attività divulgativa e conclusiva di un mandato che è stato certamente un mandato molto importante per garantire una presenza nel territorio del Lazio dei processi a tutela dei consumatori. La ricerca che oggi si presenta, come vedrete, dà degli elementi interessanti, considerando che oggi ragioniamo in un contesto di società digitale in cui i diritti debbono essere tutelati con forme nuove e ovviamente sempre con tutele maggiori e più veloci. Una parola rapida rispetto ai contenuti di ricerca che io ieri sera ho potuto sfogliare: è interessante vedere come il mondo si polarizza, 50% di esperti e 50% di persone meno esperte rispetto alla conoscenza dei contenuti che sono disponibili in rete e rispetto alle relazioni con gli operatori della comunicazione. L'analisi che viene fatta dà conto anche di una percezione soggettiva delle modalità di offerta degli operatori rispetto alle questioni che poi possono diventare oggetto di controversia. E anche qui c'è una nettissima polarizzazione. E una nettissima polarizzazione che dice che fino all'età dei 55-56 anni le competenze per comprendere i contenuti che ci vengono proposti ci sono, ma poi anche c'è una certa leggerezza nella acquisizione delle informazioni. Quindi in questo senso un organismo come il Corecom è fondamentale in termini di sviluppo dell'attività divulgativa ma anche del governo delle controversie. In questo senso mi pare importante segnalare le ultime due tabelle della ricerca, dove si mette a confronto la valutazione sull'utilità o minore utilità rispetto alle attività di gestione delle controversie. Saltano all'occhio due voci: il 43% delle persone che rispondono rispetto alla inutilità di questo tipo di attività dice perché si aumenta la burocrazia. Allo stesso modo, chi la considera utile l'attività del Corecom dice, e parliamo del 42%, perché il consumatore è debole. Ecco, questi due elementi polarizzati, da una parte
la paura della burocrazia, dall'altra il bisogno di supportare un consumatore debole, sono due sentimenti molto forti che sono presenti nella ricerca. Ecco, noi in quest'ultimo anno abbiamo provato a lavorare su uno strumento che, ovviamente, essendo uno strumento sperimentale, determina un cambiamento radicale delle modalità di interazione con il cittadino consumatore, ovvero il sistema Concida Web, che porta sulla rete e quindi sul web un sistema di definizione delle controversie molto più semplificato. È un sistema che, come sappiamo tutti, ha una fase di avvio che sta andando avanti da circa 6 mesi, ha bisogno di qualche correttivo e su questo stiamo lavorando, ma in generale certamente quello è il destino verso cui dobbiamo puntare, ovvero un sistema che consenta l'interazione diretta il meglio mediata possibile. Questo non significa che le organizzazioni di tutela, gli stessi avvocati, possano continuare a svolgere una funzione importante in termini di interrelazione, ma l'offerta di uno strumento direttamente fruibile è assolutamente fondamentale, perché consente di avvicinare il sistema delle garanzie delle comunicazioni, in particolare la sua emanazione regionale, al cittadino. Vinceremo questa battaglia quando avremo consentito a tutti di usare sempre meglio questo strumento. Noi siamo convinti che questo sia il percorso su cui dobbiamo confrontarci sempre più, e attraverso questo probabilmente saremo in grado di offrire una maggior efficienza da un lato, ma anche una maggior riconoscibilità del sistema, perché il nostro obiettivo è appunto sempre e soltanto il consumatore finale. Vi ringrazio, e saranno poi fatte le conclusioni delle persone molto più importanti di me, visto che è previsto l'intervento del Presidente Cardani. Grazie. Grazie, grazie al Segretario Generale anche per lo sforzo, e buona giornata, grazie molte. A fianco a me, avete visto, c'è l'assessore Manzella, ringrazio anche lui per essere venuto con un'agenda complicatissima, e lui, gli cedo la parola, non prima di aver ricordato che con l'assessore Manzella stiamo lavorando anche su altri fronti, perché come sapete ha una delega complessa, diciamo, e basta su tutte le attività che riguardano un po' le comunicazioni, il comparto industria, le start-up, l'economia creativa, di cui, diciamo, è stato un precursore. Quindi ti cedo subito la parola e grazie ancora per essere qui con noi. Bene.